La cicamalla più popolare della scuola vuole uscire con me? Meglio single, adios! Oggi il nostro boyfriend dovrà trovare la sua girlfriend! Noi l'abbiamo sempre visto insieme, ma come si sono messi insieme? Che ne so io, vabbè. Oggi cercheremo di fare colpo sulla nostra cicamala, battendo tutti i ragazzi della scuola che la vogliono. E voi ragazzi, avete mai cercato di fare colpo su qualche ragazza della vostra scuola? Scrivetelo sotto nei commenti. E se volete una vostra girlfriend, iscrivetevi al canale, lasciate un sacco di pollice in su. Prendete il libro del destino su Amazon. Iniziamo. Vai! Grandissimo boyfriend Cicomalo ha conosciuto la sua girlfriend a scuola. Ok. E quindi noi ci dobbiamo provare, dobbiamo dissare tutti i ragazzi che la vogliono, che tra l'altro non sono ragazzi ma sono tipo esseri, uno più brutto dell'altro. E quindi facciamo un mega dissing. Vai. Che bella la cicamala! Beh, ma c'è un boyfriend stalker dietro la cicamala! Che ci fai là, Cicomalo? Ma che cosa fai? Stalkeri la tua futura girlfriend? Eccolo, eccolo! Oh, che bello! Ragazzi, è così carina, popolare! Io desidero di attrarre la sua attenzione. Beh, con una battaglia rap epica, mi sa di sì. Oh, mi è venuta un'idea. Hai chiamato un elettricista per caso? Io proverò le mie doti da rap per un po' di tempo ora. Ok, così è sicuro che le impressionerò. Potevi essere San Giovanni, però tu hai deciso di diventare un rapper e quindi rispetto. Ho bisogno di trovare solo un giusto opponente, magari uno scarso, così almeno è sicuro che la impressiono. Wow, sono tutti dei fiori. Ok, io credo che andrò per Tac. Ma che cos'è un Pokémon? Lui è un bravo ragazzo qui, sono sicuro che lui andrà facile con me, certo. Ciao Tac, che ne dici di fare una battaglia rap? E non lo sto facendo per secondi scopi, per tentare di prendermi una ragazza bellissima, popolarissima. Oh beh, io non sono molto bravo a rappare, ah! L'amore della mia vita è letteralmente seduta a pochi metri di distanza da qui. Io ho bisogno di impressionarla. Ah! Ah, perfetto, grande. Allora, una canzone facile, Tac. Molto bella questa canzone, Tac. Spero di non sperdere, Tac. Wow, ragazzi, c'è la girlfriend dietro di noi. Per favore, notami. Io ti posso comprare tutto. Ti posso comprare le scarpe, le Jordan. Mi stai facendo davvero impressionarla. Comunque 99% mi sto impressionando anch'io, Papà, brava. Basta Tac, però adesso basta, è troppo. Grazie mille, fratello! È stato veramente divertente. Sì, ora notami. Notami. Facciamolo qualche altra volta, va bene? Sì, di sicuro, però cavolo, non l'ho impressionata.
Tac! Cosa stai facendo? Oh, ciao Lucian, ciao Abby. Abby pure di testa, lo so. Io stavo facendo solo una battaglia rap con un ragazzo, quello con i capelli blu del club di musica. Non mi sto notando, ragazzi. No, che cosa triste. Va bene, ho capito, devo farmi notare. Per favore, aiutatemi a fare questa cosa. Ascolta, tipo, io non ti conosco. Io non amo questa voglia di essere al centro dell'attenzione. Detto da te. Abby mi vuole aiutare. Grazie, Abby. Allora devo combattere contro chi? Lucian? Va bene, andiamo contro Lucian. Ma quello c'è una mazza. Mazza! No, no, non voglio essere ammazzato, Lucian. Mamma mia. Aiuto, posa quella mazza. Che cupa sta canzone. Impostare la pizza. Lo sai dove devi mettere quella mazza? Nell'armadio, ecco. Prego, notami, ragazza. Guardate, tutte le ragazze mi stanno votando tra di lei. Mamma mia, che schifo. Facendo tutto giusto per te, Cicamala! Ho fatto sudare questo furry. No, si è infuriato. Non è mia intenzione farti infuriare. Scusa. Wow. Cosa? Cosa? È stato fantastico. Ehi! Mi ha notato. Ah, questo è tutto quello che separa Lucian. Oltre al danno pure la beffa. Ehi, senti, io ti volevo fare un favore. Cosa è successo al tuo faccino sorridente, eh? No, cattivo boyfriend. Senti, questo show per la tua piccola cotta è carina e tutto, ma... ma il modo in cui stai trattando i miei amici qui è assolutamente... oh mamma mia. Tu non mi spaventi, si vede come non ti spaventa. Guarda quel microfono, ha una bella brutta faccia quel microfono. 3, 2, 1. Sì, mi ha notato. Ora impressioniamola! Wow! Io sono più alla moda di te! Vesto Praga! Forse per Praga! Forse devo pregare! Cerchiamo di non volare! Cerchiamo di non distrarci parlando! Perché l'ho già fatto troppo spesso oggi! Ma per lei ti farò tutto! Oh sì! Becca di questa! Ti faccio vedere io come ci si veste! Così ci si veste! Non con il maglione della nonna!
mia! Che potenza! È ancora arrabbiato? Ma ho vinto? Dimmi che ho vinto, ti prego. Ho vinto. Ehi, mi stava dando un pugno. Che cosa stai facendo? E voilà, l'abbiamo proprio. È cotta di nuovo, basta. È proprio cotta. È solo una battaglia rap. Tu lo stai solo difendendo perché pensi che i suoi capelli blu siano belli, ok? E questo non è un motivo per fargli del male. Ascolta tu. Abby, lasciala. Ma Abby Sig. Ok, andiamo. No, ma poverini, dai, boyfriend si è comportato male. Allora, quanto ti devo pagare? Fine. Fine. Quindi, noi per far colpo sulla cicamala abbiamo fatto i pezzi di cacca. Ok ragazzi, io direi che questo video su Friday Night Funkin lo posso anche includere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, c'è un sacco di pollice in su, qua il vostro lo esiste tutto. E noi ci vediamo a un prossimo video. E ciao.